Recentemente abbiamo pubblicato uno studio su Nutrients che ha valutato se l'indice glicemico della dieta è in grado di influenzare la risposta glicemica postprandiale in soggetti non diabetici. E questo studio è stato effettuato in collaborazione con l'unità complessa di diabetologia del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli e con due università straniere, Chalmers in Svezia e Purdue negli Stati Uniti. Qual è stato il presupposto per effettuare questo studio? Noi sappiamo che anche nella popolazione non diabetica, avere delle glicemie nel periodo postprandiale più alto espone questi soggetti a lungo termine allo sviluppo del diabete. Pertanto, avere una strategia nutrizionale che possa ridurre queste escursioni glicemiche postprandiale può rappresentare indubbiamente può essere utile appunto per prevenire poi il rischio di malattia. Perché abbiamo utilizzato diete a basso ed alto indice glicemico? Noi sappiamo che gli alimenti che più incidono sulla glicemia sono indubbiamente quelli ricchi in carboidrati. Tuttavia, gli alimenti ricchi in carboidrati possono dare delle risposte glicemiche diverse anche a parità di contenuto in carboidrati. Per esempio, ci sono alcuni alimenti come ricchi in fibre, come i legumi, la frutta, la verdura, che sono a basso indice glicemico, oppure altri alimenti che pur essendo poveri in fibre, come la pasta, le piadine, il riso parboiled, sono a basso indice glicemico, perché contengono una serie di componenti e di tipi di carboidrati a lento rilascio, per cui hanno un minore impatto sulla glicemia. Esistono però poi altri alimenti che a parità sempre di contenuto di carboidrati aumentano molto la glicemia postprandiale. Questo è il caso del pane, delle patate, della pizza e di altri insomma, alimenti. Ora, insomma, scegliere, noi sappiamo che nei pazienti diabetici l'utilizzo di alimenti a basso indice glicemico migliora il controllo della glicemia, però non sappiamo se anche nelle persone non diabetiche, ma che sono a rischio di diventarlo perché, per esempio, in sovrappeso o obese, possa avere questo stesso beneficio. Per cui, insomma, il nostro studio è stato proprio indirizzato a fare questa valutazione. Abbiamo reclutato oltre 160 persone dei vari centri universitari, sia italiano che esteri, senza diabete, erano dei volontari sani, l'unica alterazione che avevano era il sovrappeso o l'obesità. Sono stati divisi in modo casuale in due gruppi, ad un gruppo è stata assegnata la dieta a basso indice glicemico e all'altro gruppo la dieta ad alto indice glicemico. Tutte le altre caratteristiche della dieta erano identiche, quindi contenuto di fibre, contenuto di carboidrati, quindi l'unica variabile era l'indice glicemico, proprio perché l'obiettivo dello studio era quello di valutare se questo parametro, se questa caratteristica della dieta influenza la risposta glicemica. Che cosa abbiamo fatto? Prima dell'inizio del studio, dopo 3 mesi di trattamento con le diete sperimentali, abbiamo valutato insomma, nella corsia metabolica, la risposta di questi soggetti ai passi ad alto e basso indice glicemico. La valutazione è stata effettuata per 8 ore, facendo dei prelievi ogni ora. E che cosa abbiamo osservato? Che sia prima dell'inizio dello studio che soprattutto dopo 3 mesi dall'intervento, la glicemia nel gruppo a dieta a basso indice glicemico era, dopo il pasto, sempre più bassa rispetto ad alto indice glicemico. E dopo 3 mesi la differenza era molto marcata, addirittura la glicemia risultava essere del 50% inferiore rispetto al gruppo ad alto indice glicemico.
Inoltre, noi abbiamo valutato anche, abbiamo effettuato un monitoraggio continuo della glicemia in condizioni di vita libera per 3 giorni di seguito, sia all'inizio che alla fine dello studio, utilizzando una tecnologia diciamo abbastanza innovativa, che è quella della misurazione della glicemia mediante un sensore posto sulla cute del braccio. E anche questa valutazione ci ha permesso di capire che non so come nelle persone diabetiche, anche nelle persone non diabetiche, durante il giorno c'è un'oscillazione continua della glicemia. E che le persone trattate con diete a basso indice glicemico presentavano un minor numero di queste oscillazioni, anche un minor picco glicemico rispetto a quelli ad alto indice glicemico. E questo è un elemento rilevante, perché noi sappiamo che le varie escursioni della glicemia, e soprattutto i picchi, col tempo danneggiano la parete dei vasi arteriosi, provocando aterosclerosi. Pertanto questo studio ci ha portato a concludere che l'utilizzo di una dieta a basso indice glicemico sicuramente migliora la glicemia postprandiale nelle persone non diabetiche, ma a rischio di diventarlo, e può rappresentare un'utile strategia per la prevenzione del diabete. Abbiamo raccolto però tanti altri dati che ci permetteranno poi di valutare la relazione esistente tra composizione della dieta, l'impatto sulla flora batterica intestinale, i metaboliti plasmatici. E questo, noi speriamo di trovare dei determinanti, dei marcatori che possono essere utilizzati per spiegare molto spesso la diversa risposta glicemica che si osserva nelle persone. Perché questo può essere utile per indirizzare poi gli interventi in modo più preciso, più personalizzato e anche più efficace.